Ciao a tutti, siamo nel nostro poderoso magico furgone che ci accompagna per tutta la campagna elettorale. Siamo con Chiara Capretti, la nostra candidata per Potere al Popolo al collegio uninominale di Napoli Centro. Adesso Chiara, raccontaci un po' come sta andando a Napoli la campagna elettorale. A Napoli stiamo carichi perché abbiamo iniziato questo progetto e stiamo continuando semplicemente da un lato a fare quello che abbiamo sempre fatto, quindi le attività sociali proseguono, l'ambulatorio, lo sportello legale, la scuola, il doposcuola, i corsi di palestra, tutte le attività proseguono alla grande, ma in più abbiamo aggiunto la campagna porta a porta in città, stiamo andando in tutti i quartieri a parlare con le persone, a presentarci, a farci conoscere, molte persone stanno rispondendo, ci stanno avvicinando, sono venute a darci una mano in questa campagna e molte altre, diciamo, stiamo ovviamente ogni giorno per l'estate organizzare iniziative, vertenze. Di recente mo abbiamo fatto pure la grande occupazione della chiesa. Tutta l'età ci sta dando una mano, dai bambini alle mamme alle signore anziane, sono venuti appunto in chiesa, ci hanno portato abiti, cibo, stiamo qui senza tetto. Spieghiamo questa cosa della chiesa. Ovviamente noi siamo entrati in questa chiesa per un motivo molto semplice. Abbiamo sempre sentito il Papa dire un messaggio molto chiaro in questi anni, no? Che bisognava rispondere alla paura, alla rassegnazione, aprire finalmente le porte alla speranza. Bisogna mandare un messaggio di accoglienza e di solidarietà in un periodo come quello che stiamo vivendo in questi anni, che invece è di paura, di rancore, di odio e di guerra tra poveri. Allora abbiamo detto benissimo, mettiamolo in pratica, facciamo sì che diventi concreto. Ancora una volta abbiamo aperto le porte di una chiesa abbandonata da tempo e stiamo accogliendo lì senza fissa dimora, una bellissima comunità che sta partecipando attivamente a questo percorso. Ogni sera si mangia insieme, si organizza e speriamo che questo progetto continui, perché purtroppo c'è la minaccia, diciamo, di sgombero anche no, là. Non ci cacceranno mai. Speriamo proprio di no, speriamo di no, perché il quartiere all'altro lato invece sta venendo tutti i giorni anche lì persone che ancora non conoscevamo, che si sono avvicinate per venirci a trovare, per darci una mano, portarci una busta di caffè, un materasso. Queste sono le iniziative alla fine per noi veramente concrete e ci vuole, se riusciamo, qua ci manca poco tempo, se noi tra poco meno di un mese riusciamo a varcare la soglia di un Parlamento, beh, dobbiamo fare il panico. Ce la faremo, sicuramente ce la faremo, ma io non ho mai visto una campagna elettorale così partecipata, anni, ogni ma volta, tu hai mai votato, beh. Io non ho mai votato, tranne il referendum non ho mai votato, vedi, però quest'anno pure i miei genitori, mamma e papà, tutta gente, diciamo, che non avrei mai pensato, ci ha preso a cuore, ci vuole bene, ha detto che siamo l'unica speranza. Che vuoi dire a questa gente, Chiara? Dai, lancia un bel messaggio di speranza. Ma ormai il messaggio è dato, ormai la questione è proprio questa. Noi abbiamo riacceso un entusiasmo. Cioè, sono tantissime persone, non solo a Napoli, ovviamente è l'epicentro dell'entusiasmo, perché questo messaggio parte da qui, parte da sud. Dal sud che vive la più grande disuguaglianza sociale anche rispetto al resto del paese, che vive una crisi profonda e che però allo stesso tempo, a contrario di quello che si racconta, non è solamente un luogo di criminalità e di degrado, ma anzi proprio da Napoli è partito questo messaggio di riscatto e di solidarietà. Quindi noi adesso abbiamo un obiettivo molto concreto e a tutti gli ascoltatori lo diciamo chiaramente, dobbiamo continuare a parlare con tutte le persone che ancora non conoscono Potere al Popolo, che ancora non conoscono questo progetto, perché noi non andremo semplicemente a chiedergli il voto, l'abbiamo detto tante volte, noi dobbiamo creare... Partecipate. Esatto, noi dobbiamo costruire un movimento popolare, noi dobbiamo andare in Parlamento, non solo per farci sentire, finalmente avere una voce in quelle lugubri, su lugubri entriamo in galleria, su lugubri stanze istituzionali, ma soprattutto perché entrando là dentro potremo far crescere ancora di più tutte le iniziative sui territori, potremo ampliare l'organizzazione e la solidarietà e potremo andare a rivendicare i diritti e a controllare quello che farà il prossimo governo, che speriamo duri poco, così andremo anche noi al governo a breve nei prossimi anni. Un'altra cosa di cui dobbiamo parlare assolutamente, visto perché siamo a Napoli e quindi diciamo è doveroso, il lavoro. Per noi il lavoro è centrale. Con la Camera del Lavoro noi facciamo un grande lavoro di tutela dei lavoratori, raccontaci un po' queste storie belle che... Sarebbe impossibile raccontarle tutte, sono storie che tanti di noi conoscono, no? Le viviamo sulla nostra pelle, a Napoli è impossibile andare alla ricerca di un contratto, una specie di vero fantasma di questa città è proprio l'idea che tu possa avere un lavoro stabile e sicuro, nessuno l'ha mai visto a Napoli, diciamo. Ed è proprio da questo punto qua infatti che è partita la campagna della Camera del Lavoro, cioè dall'emersione del lavoro nero.
noi non esistiamo quando lavoriamo, eppure ci siamo, perché lavoriamo ogni giorno nei ristoranti, nei bar, nei bed and breakfast, nei negozi, ovunque, e però non veniamo mai contrattualizzati. Allora abbiamo deciso di cominciare a fare una lotta seria contro il lavoro nero, che però ovviamente non è solo l'unico punto da attaccare. Il problema del lavoro è enorme e riguarda innanzitutto i diritti, quindi il fatto che il lavoro debba essere garantito, debba essere stabile. Dobbiamo chiedere assolutamente l'annullamento del Jobs Act e di tutte le forme di precarietà. La vita è fatta non per lavorare esclusivamente, ma lavorare ci deve servire per vivere, per avere tempi per i nostri affetti, per i nostri sogni, per i nostri hobby, per andare in giro, per conoscere persone e curarci dei nostri rapporti, altrimenti diventiamo delle macchine, che è quello che ci fanno diventare. La vicenda dei braccialetti di Amazon è la più grande dimostrazione di dove ci stanno portando. Quindi noi su questo assolutamente. Una cosa assolutamente che per noi è importante, infatti dovremmo comprare un poderoso elettrico di più a breve, è l'ambiente. Assolutamente. E su questo, per esempio, su Bagnoli, meglio di me lo potrà raccontare anche Salvatore, che penso sarà prossimamente in questi schermi, per raccontarvi quello che si fa sul territorio ormai da anni, un territorio devastato come quello di Bagnoli, che aveva una presenza di una fabbrica che aveva inquinato molto e che, nonostante la chiusura ormai di tantissimi anni fa, non si è mai avviata una bonifica seria sul territorio. Sono state fatte grandi promesse, sono sperperati miliardi, però gli unici a mantenere una voce concreta sono stati solamente i comitati ambientali, che lì sono sempre rimasti e hanno sempre portato una voce di verità laddove i politici facevano solo passerelle. Sono questioni fondamentali, così. Ma l'elenco sarebbe lungo, la verità è che il problema principale è innanzitutto cominciare a metterci in rete. Abbiamo tantissime realtà su Napoli, sul paese, che lottano ogni giorno su tempi svariati: l'ambiente, il lavoro, la sanità. La sanità vive una situazione degradata per il livello di corruzione, di speculazione, di assistenza che si dà al privato e non al pubblico. Noi facciamo accompagnamenti ogni settimana con l'ambulatorio e riscontriamo ogni giorno la situazione di, purtroppo, di grande degrado in cui versano gli ospedali. E i lavoratori là dentro spesso e volentieri sono dei veri e propri eroi, lavorano senza i mezzi più elementari perché non gli viene garantito niente, solamente ritmi di lavoro assurdo, un personale limitato per quella che è l'esigenza sanitaria. Lì va veramente cambiato tutto alla radice, perché banalmente noi andiamo a dire una cosa molto semplice: innanzitutto paghiamo il pedaggio, e cioè che noi partiamo dalla difesa dei principi della nostra Costituzione, che là c'è già tutto il nostro programma. Noi dobbiamo avere una sanità gratuita, libera, universale, dobbiamo fondare questo paese sul diritto al lavoro, all'idea che tutti possano avere la possibilità di lavorare. Dobbiamo creare le condizioni per una redistribuzione della ricchezza. In questo paese ci sono 14 persone che hanno il reddito del 30% della popolazione, cioè parliamo di personaggi ben felici, per 14 persone il signor Ferrero, le grandi agenzie di moda, cioè sono proprio delle persone fisiche che però molto spesso sono proprio quelle che vadano le tasse. Questo non è il problema di nessuno, no. Nessun programma elettorale, nessun partito sta dicendo dobbiamo redistribuire la ricchezza. No, Di Maio anzi è andato a rassicurare tutti, ha detto: ragazzi, non vi preoccupate, io tutto faccio ma non toccherò mai i ricchi. Quindi tutti quanti fanno grandi promesse ma non si capisce questi soldi dove li prendono, perché li stampano a casa. Il problema dell'Italia sono i migranti. Esatto, sì, perché ovviamente sono loro che, venendo da situazioni di miseria, chissà dove li hanno nascosto questi soldi che ci stanno rubando. Gli africani che vengono in Italia pieni di soldi, esatto, ci rubano il lavoro. Quelli li accogliamo, quelli quando vengono li accogliamo, anzi che dammi pure le tende, mi ricordo a Roma. Cioè è una situazione veramente che non si può manco scherzare a un certo punto. È allucinante, allucinante. Cioè persino i 5 Stelle, in cui tanti avevano creduto, anche giustamente, perché portavano delle stanze giuste, l'acqua pubblica, la democrazia diretta, sono ormai già parte del sistema. Sono parte del sistema, noi non abbiamo bisogno di mandarli al governo. Questi già stanno incontrando gli istituti finanziari, il Fondo Monetario, la Banca d'Italia, per rassicurarli tutti, perché loro vogliono andare a governare esattamente per fare le stesse cose che volevano fare gli altri. Poi dove hanno governato hanno fatto, diciamo, fedecchia. Certo, perché nella vita devi scegliere, purtroppo, da che parte devi stare. Stare dalla parte di chi ogni giorno è sfruttato sul posto di lavoro, di chi non ha una speranza di vita, vive le condizioni sociali più degradanti continuando però con dignità a resistere, vuoi stare dalla parte di chi semplicemente si è continuato ad arricchire in questi anni ma ha perso completamente il senso di responsabilità verso un paese che avrebbe bisogno di politiche serie per uscire dalla crisi. Qua nessuno sa come uscire dalla crisi, però ma stiamo in campagna elettorale, tutti si inventano la loro. Allora noi invece abbiamo detto dall'inizio, no, non faremo grandi promesse, qua non stiamo a declamare miracoli, qua stiamo a dire una cosa molto semplice: noi possiamo cambiare questa situazione solamente se ci organizziamo tutti insieme e prendiamo parola e cominciamo
i principi della nostra Costituzione, ma soprattutto costruendo solidarietà e vertenze dal basso tutti i giorni, costruendo veramente la democrazia diretta che non si ma fa. Ma già lo stiamo facendo. Già l'abbiamo fatto, per infatti già lo diciamo, stiamo facendo. Diciamo, perché non si fa sul web. Il web è importante, ci mancherebbe, uno strumento utilissimo, ma noi ci dobbiamo incontrare, dobbiamo guardarci faccia a faccia, dobbiamo costruire ancora le assemblee territoriali che già esistono in 150 città nel paese, mantenerle vive e far sì che siano quelli i luoghi dove si decidono quali siano le priorità del paese. Noi andiamo là e ci mettiamo al servizio di quello che decideranno le assemblee territoriali, di quello che decideranno le classi popolari di questo paese. Saremo, l'abbiamo detto pure al modernissimo, noi saremo dei semplici burattini. La differenza è che noi non ci facciamo manovrare dai poteri forti, dalle massonerie, dalle mafie di questo paese. Noi ci faremo volentieri manovrare dalle persone comuni, da quelle come noi, che ogni giorno si alzano la testa, attraversano per strada e vanno giustamente a cercare di guadagnarsi la pagnotta, di mantenere la propria vita, la propria famiglia, di dare un futuro ai propri figli. Questa sono le stesse persone che io mi ricordo quando abbiamo raccolto le firme, avevano preso i permessi da lavoro per venire a firmare. C'erano le file ai banchetti, io non me lo sarei mai aspettato. Infatti, file di mezz'ora ai banchetti, anziani, bambini che non potevano firmare perché avevano meno di 18 anni. Vabbè, grazie cara, siamo arrivati alla fine di questo giro sul nostro fantastico furgone. Ovviamente poi lo faremo con tutti gli altri candidati, sarà un'esperienza bellissima per l'estate di Napoli. E quindi di estate di Napoli, tra l'altro, certo. Questo è un altro punto importante, ragazzi, la sicurezza stradale. Detto questo, assolutamente. Quindi... No, detto questo vi saluto, mi raccomando, continuate a seguire la pagina, continuate a partecipare a questa campagna, perché ci riusciremo. Purtroppo i grandi media, come sempre, no, hanno paura delle novità, hanno paura di chi potrebbe veramente cambiare le cose, e quindi non ci danno spazio. Allora sta a noi riconquistarcelo, quindi continuate a seguirci, seguite gli appuntamenti, vi aspettiamo, noi saremo per le strade tutti i giorni perché non abbiamo intenzione di fermarci. Ciao!